inglobandole nel modo stesso di far musica. Nell'impressionismo, abbiamo detto, ci sono delle didascalie, una basti per spiegare il concetto, da lontano, un suono deve venire da lontano. Dov'è il lontano? È un lontano immaginario. Il modo stesso di riassumere lo spazio in una scrittura musicale, senza più bisogno che lo spazio sia, si ripresenta come un fatto percettivo, fisico quasi. Nella Pavane di Ravel il pianista sente dal tocco sotto i polpastrelli l'allontananza, il tipo di suono che viene da lontano. Poi abbiamo detto che esiste addirittura un tipo di esperienza in cui lo spazio e il suono, o meglio, lo spazio e il suono e la realtà che si sta vivendo si identificano. Addirittura nella situazione drammatica, nell'azione del personaggio. Abbiamo portato, tanto per citare un esempio, abbiamo portato l'esempio della mazurchetta del ballo in maschera, dove la mazurchetta comincia mentre viene un colloquio drammaticissimo fra il governatore di Boston e la donna che ama, che è un addio furtivo, e in mezzo a tutti i mascherati il governatore viene ucciso, si fa un grande silenzio, dopo un po' c'è bisogno che riprenda una mazurchetta lontana ad un'orchestrina, perché è la sua connotazione ormai spaziale, morale, voglio dire che la forma, la forza della forma teatrale musicale costringe a continuare così. E quindi è come se la continuità dell'esperienza inventiva, creativa, obbligasse, cioè diventasse prioritaria, decisiva, sul fatto dell'occasione per cui c'era quello spazio lontano, quel tempo, quel modo. È tutto una invenzione. Quando io porto degli esempi dal teatro d'opera, è perché è una delle forme in cui queste sintesi avvengono. Avvengono per tendenza naturale del genere teatrale e musicale, e anche perché, per fortuna, ci sono stati dei capolavori straordinari che questa tendenza hanno realizzato. A questo punto abbiamo detto la responsabilità di chi studia architettura, qualunque cosa sia l'architettura oggi, non può togliere il discorso del suono, così come non può togliere il discorso di qualunque realtà a cui il suono rimandi. È una responsabilità che chi studia in una società deve avere. Responsabilità che non è solo di acquisire un elemento in più importante, è di volerli acquisire tutti, tutti come coscienza. Quando dicono, per esempio, per tornare al teatro d'opera, dicono ma la regia è meno importante, quando uno dice questo è già fuori dall'atteggiamento morale. Potrà riuscire male, venire fatta con minori mezzi, esserci dei compromessi lungo il lavoro, ma il punto di partenza non può essere che tutto deve andare al massimo della realizzazione, perché questo è il fatto creativo, non c'è altro. Come ci sono dei vincoli tecnici, così ci sono dei vincoli morali. E il vincolo morale per chi opera creativamente, perché chi opera non creativamente ha minori responsabilità, è questo. Entrato in un fatto creativo, tutto ciò che attiene, tutto ciò che si scopre all'interno di questo è mio. Deve essere mio. È un ragionamento che
di fatto ha dell'utopia, ma per fortuna oggi utopia vuol dire una cosa buona, nel senso che la storia del linguaggio ci spiega, ci fa anche sentire, senza tante spiegazioni tecniche, il passo della sensibilità sulle parole. Utopia fino a qualche anno fa voleva dire ma questa è un'utopia, è inutile perdere tempo, cioè non si realizzerà mai. Oggi quando si dice questa è un'utopia si tende a privilegiare quanto di modello non ancora realizzabile c'è in ogni utopia, da cui discendono delle invenzioni e delle creazioni. Ho consigliato prima di questo mio secondo intervento chi potesse di leggere il libro Il paesaggio sonoro di Schaeffer. Questo libro non è un libro particolarmente tecnico, è una serie di osservazioni che porta a tre conclusioni fondamentali, no, sono tre tematiche praticamente. Il paesaggio sonoro e viene indicato come compito di chi possa ricostituirlo, come ricostituzione di un'armonia perduta. Un'armonia che c'è stata forse in passato, c'era in certe civiltà, ci dovrebbe essere, c'è nella natura. Il modello della natura è il primo modello che viene portato. E in particolare, ad esempio, l'idea del parco. Il parco pieno di uccelli cinguettanti, di stormire di fronte al vento, tutto quello che noi meravigliosamente sentiamo e che è stato anche creato dall'uomo, ma in funzione del godere questi aspetti della partecipazione alla natura. Poi è stato trattato in questo libro con molta acutezza, mi sembra, e lo potete immaginare dal capire da questa definizione, titolo che viene data, la mancata distinzione nella società, soprattutto occidentale, nel progresso, fra produzione e silenzio. Il diritto della produzione non si è mai posto come problema anche il diritto al silenzio. Quindi là dove c'è una fabbrica non è posto il problema dell'inquinamento acustico, là dove ci sono dei tram, per dire una cosa già di ieri, non ci si è posto il problema di che rumore facevano nella progettazione. È come se semmai poi ci fosse un rimedio cercato, ma in partenza questo non è stato pensato. Non sono stati pensati i ritmi del silenzio, della fruibilità di una vita che non deve essere condizionata esclusivamente dal fatto di tutto ciò che è produttivo fosse sia questo un fatto di fabbricazione, sia questo un fatto di mezzi di comunicazione, eccetera. Là dove c'è il rumore. Il terzo tema che viene portato fra gli altri, ma dominanti in questo libro, è quello da cui noi partiamo. La necessità di un ridisegnamento consapevole sia dell'incidenza fonica del suono che del valore simbolico del suono. La campana ha diritto di essere ascoltata, non ha il diritto di assordare chi ascolta, ha il significato di un segnale, anzi più di un segnale, di un simbolo. Su cui Pii Pensieri o tutti a casa tornate, è ora di andare a dormire, come nelle antiche città,
pericolo, raccolta, tutto quello che ha significato nella storia, tutte queste cose sono presenti storicamente nel suono della campana. Ora, io più che una riflessione sono costretto, da ragione di tempo, a fare un indice di riflessioni. Indici di riflessioni che si potrebbero fare, sviluppare, che affido a voi, ma che richiederebbero almeno un paio d'ora per essere esposto. Allora vi chiedo di essere particolarmente catturanti nel vostro ascolto e di avvertire un po' di... Io parlo un po'... Ma c'era uno molto più autorevole che ha parlato per parabole a suo tempo. Io cercherò però di parlare per portando degli episodi, in modo da poter delle cose, dei fatti. Vi prego di vederne il concetto, il pensiero che c'è dietro. Prima riflessione, il luogo e il suo suono. Ogni luogo ha un suono, un suo suono. E più ancora che una condizione acustica, è proprio un suono. Io, in un certo periodo, per una cosa teatrale, ho dormito a Venezia a un pian terreno senza sapere quando mi è stato dato, io non sapevo, che mi fosse proprio attaccato alla Torre del Bovolo. Quella... Questo vuol dire che dalle 8 del mattino in poi, silenzio totale, rotto costantemente, prima di tornare nel silenzio, da scalpiccio, poi silenzio, poi una voce che diceva guardate, guardate, guardate questa cosa qui, gente, e se ne andavano. Questo non era il suono di Venezia, questo era il suono del turismo veneziano. La mia immedesimazione in Venezia in quel periodo, per cui pensavo di scegliere un piccolo posto tranquillo anziché andare in un albergo, è caduta completamente. Perché poteva essere anche un altro luogo, con le variazioni naturalmente. Io non vedevo poi, perché la finestra era chiusa, altrimenti era talmente vicino che tutti ci sarebbe stato continuamente da... Non è mancato neanche una voce femminile, un po' polemichetta, doveva essere una professore, una supplente forse con una scolaresca. Sì, perché a un certo punto una parte si è sentito che diceva brava, brava, e poi nuda, nuda lei. Questo mi è sembrato un po' una continua rottura con Venezia. Viceversa, Venezia ha un suo suono, assolutamente. Io mi ricordo, ma forza, settembre scorso, ho fatto una conversazione, performance con musicisti su Venezia, a Praga, su Vivaldi, a Praga. E sono partito dalla rievocazione di Venezia e adesso... Avessi tempo vi farei ascoltare, non perché sia un capolavoro, ma perché è un esempio significativo, invece ve lo faccio immaginare fulminemente. Ho fatto ascoltare una registrazione di un montaggio che avevo fatto. In questo montaggio c'era rumori e passi di Venezia, di quelli che si possono trovare anche in quel repertorio di CD con i rumori. Avete presente? È molto importante questo per chi voglia lavorare su cose di cinema, di radio e di televisione. C'è
rubinetto d'acqua, mezzo aperto, completamente aperto, tromba di bersagliere, Venezia al tramonto, Canal Grande, tra parentesi, motoscafi. Tutte le cose che possono... bambino che piange, ululati di cane. Questa serie qui, sono serie anche molto disordinate, Venezia appare in modo tale che non può essere altro che Venezia. Su questo avevo messo delle note di Vivaldi, non delle note, proprio dei concerti, entrando in assolvenza, quindi poco a poco. E allora succedeva questo, che... cioè, forse ce la faccio. A questo mescolio di passi si sentiva... un fischiolino del concerto di Altavino. Oppure si sentiva quel... questo andamento pareva di avvertire il ritmo, pur sempre d'onda, anche se lagunare, che ha tutto il procedere della vita di Venezia, con quelle ombre sonore che è data dal passaggio fra le calli, a volte di più, a volte meno, si cambia continuamente angolazione, quando i veneziani dicono sempre dritto, non so, il professor Santiago, che ormai è un drago a Venezia, ma io dopo anni, sempre dritto, svolto la prima volta, non mi trovo più. Poi dicono anche, non può sbagliare, e questo è proprio la fine. Perché Vivaldi si legava tanto? Io ho cercato di esaminare poi a casa le strutture della musica di Vivaldi. Che cos'ha di veneziano una cosa che... una cosa che... cercare di capire, però forse si riesce a capire di più pensando per, come al solito, per differenze. Ad esempio, io mi ricordo una volta Luigi Nono, il famoso musicista purtroppo scomparso, un uomo forse anche sopravvalutato dalla storia in un momento ideologico in cui dava molto impatto la sua musica di denuncia con grandi cori, eccetera. Però mi ricordo proprio sulla spalletta di un ponte desolato che mi diceva: questi gondolieri mascalzoni hanno appaltato tutto. E difatti il bel canto del gondoliere, quello che nella tradizione cantava i versi del Tasso, era invece una voce che ha fatto sua audizione, era stata accettata dalla cooperativa Gondolieri e cantava «L'anima c'è così, l'anima corre». E gli americani sul corteo per fare un corteo poi diceva «Oh Italia, Italia!». Perché? Io continuavo a pensare, ma cosa vuol dire questo fatto? Perché per loro va bene, ma noi sentiamo che non c'è il suono di Venezia in questa musica? Allora ho provato anche a pensare, grazie, ho provato anche a pensare, cosa c'è di non veneziano in... non c'è
pensare noi paradigma pace, ecco, a parte che noi paradigma a pace o suono per noi non può essere veneziano, ma proviamo a metterlo con la veneziana. C'entra con la pronuncia, noi paradigma pace o suono, cioè, un poco. Abbastanza. Non c'è più perché il modo veneziano è o cantante cantileante oppure è rotto. E poi la pentinata perché e quindi noi sentiamo che questo non può essere che. E difatti la cosa che legava la musica di Vivaldi, in fondo, era al paesaggio acustico di Venezia, perché adesso si trattava di dire questo, e soprattutto quella campitura per forme anche brevi, per frase continuamente rivitalizzata. Sto dicendo una cosa superficiale, ma prendetela come indizio, come partenza di messa a punto di una sensibilità che si sente che deve essere così. Venezia ha senza dubbio un suo suono e allora mi veniva in mente, a proposito delle parole, dei suoni, delle voci che riempivano, mi viene in mente un'esperienza un po' malinconica da questo punto di vista che ho avuto non troppi giorni fa, andando a visitare il progetto dell'Università della Bicocca, che pare sia di Gregotti, quindi di una persona stimabilissima. Quell'università lì è un'università dove, entrando, c'è quello che si dice il progetto razionale. Progetto razionale, come dire il progetto funzionale. Cioè, non si sa funzionare a che cosa. Quando vedete una scenografia funzionale, vuol dire che una scenografia che cambia pochissimo, si cambiano dei moduli e normalmente non serve mai a far capire dove siamo, perché siamo lì e cosa facciamo. La funzionalità è diventata una categoria che è proliferata per conto suo perdendo il rapporto con la cosa per cui è funzionale e che pure sarebbe nei termini stessi della sua parola, funzione. Ho perso le mie funzioni. Ho perso la valletta. Fammi fare qualcos'altro. C'è un balletto. No, voglio dire, io non posso parlare di un progetto, però non ho la competenza, però sono entrato in quell'università. Erano corridoi uguali ogni piano, aule ben squadrate, corridoi un po' bassi, un po' stretti, però in cui poteva stare la gente. Però ho cominciato a immaginarci gli studenti dentro, a sentire le voci. Già cominciato a assordarmi. Ho pensato, prima degli spogliatoi, ho sentito quell'odore di impermeabili bagnati che quando si va tutti assieme, e il rientro senza impermeabili invece, e quindi un po' più spazio. In tutte le condizioni che immaginavo, che mi ritornavano dalla mia università, dall'esperienza di questo genere,
non trovavo più niente che non fosse generico assordamento. Non c'era lo spazio per le voci, anche se fosse stato perfetto per i tempi veloci. Anche se fosse stato tempo perfetto per fare le cose che servono allo studio, non sentivo la possibilità della voce di determinarsi, di distinguersi, di liberarsi nello spazio. Ho pensato con nostalgia alla mia università, che era l'Università Cattolica, e mi sono chiesto come mai. Quando io facevo l'Università Cattolica, cosa che accadeva molti anni fa, c'era già la radio, e le ragazze portavano il grembiule nero, cosa che poi è stato lasciato anche per ragioni così di sembrava un fatto moralistico, per carità, coprire. Invece chi vuole essere sexy col grembiule nero riesce benissimo. Piccolo spazio per i sospiri di memoria. Aveva un senso molto interessante questo grembiule, perché non si vedeva minimamente la differenza sociale. Si vedeva la differenza di appartenenza a chi era distinto e chi no, ma non quello sociale. Diventava ancora più privo di indizi l'immaginazione della voce della compagna. In mezzo a queste ragazze la voce diventava un fatto imprevedibile e che distingueva moltissimo. Come mai, mi sono chiesto, io in tutte queste scene di massa che ricordo prima degli esami, sento così le voci. E mi è venuto in mente qual era la struttura e la storia dell'Università Cattolica, che sono due grandi cortiloni, sono due chiostri. E ho pensato cosa aveva dietro il modello del chiostro. Il passeggio per la conversazione e la preghiera, e in mezzo una cosa di natura, dove si contemplava la grandezza, la qualità di Dio, delle piante, chiuso come in un giardino zen, questa è un'esperienza tipica, chiudere e attorno in mezzo c'è la cosa libera che dà il senso dell'infinito. Questo modello da cui nasceva garantiva, anziché la funzionalità a fare delle cose, la funzionalità a una vita intensa e libera, come deve essere la vita del frate, se no può andare a cambiare mestiere, naturalmente. Del frate, del contemplante, della suora, non so neanche chi ci fosse lì. Però il modello è questo, funzionale non alla cosa che fanno, ma funzionale alla vita di chi deve farlo, che sono i due termini cruciali. Ma in questa funzionalità sentivo che la mia università aveva un suo suono. Non so come si determini il suono di un luogo, ma noi qui non stiamo parlando adesso di come trovarlo, stiamo parlando di come preoccuparci che questo suono ci sia, dei luoghi in cui dovremmo intervenire, dei luoghi che magari dovremmo costruire, o comunque dei luoghi su cui dovremmo parlare e discutere. Una casa come un luogo di studio, come una città, dove viene compressa la possibilità di spazio sonoro in cui le libertà si esprimono, là il luogo diventa immediatamente generico e punitivo. Se voi pensate al suono degli ambienti, come l'odore degli ambienti, vedete che nasce da un complesso di realtà.
che non sono predeterminabili. Quello che si può predeterminare è il massimo di conservazione della realtà storica e il massimo di libertà perché questa realtà storica proceda e si determini. Però è un problema che non va assolutamente trascurato, se non altro in negativo, dove mi accorgo che un suono perde di identità, là c'è un errore. Secondo discorso, che è quello del modello di natura. Certo, se andiamo in un bosco sentiamo delle cose meravigliose. Sentiamo... Avevo imparato a memoria un po' diversi di uccelli per fare bella figura, ma non mi vengono in mente. Beh, pensate voi quello che avete, c'è chi li distingue perfettamente. Il tordo, no? Si mangia quello. La quaglia, non so. Il passero. Si distinguono, se state attenti li distinguete, benissimo. Il vento, come si distingue il... Poi magari Leopardi ci scrive l'infinito, noi diciamo, fa fresco stasera, ma lo sentiamo lo stesso, sentiamo il tipo di pianta che c'è dal vento. Distinguere e capire la montagna come il mare, il rumore del mare. Mi sento male, sono pochissimo marino io, però l'idea del rollio. Però il fascino di questo suono, che poi diventa una seconda natura, immaginate, la montagna, queste distese meravigliose, sembra sempre che chi viva in quel mondo lì abbia una capacità di sentire e di meditare infinitamente più forte. Ricordo una volta con un montanaro che diceva: voi avete la fortuna di avere una coscienza della bellezza e della grandezza molto più alta della nostra, di noi cittadini. Voi davanti a queste cose avete come una consonanza segreta, vero? Lui mi ha risposto: Perché non è così automatico, Ci sono anche altri fattori. E io anzi dubito un po' che il mito della natura come pacificante, come posto della contemplazione, venga a volte confuso, sia una via di fuga per quello che invece dovrebbe essere la coscienza interiore della natura. Coscienza interiore che molti hanno e altri no. Il silenzio della natura, ora stiamo parlando soprattutto di questo aspetto acustico, è una cosa che va fatta, va ascoltata. Io non ho mai nella vita pensato che chi va con la cuffia a ascoltare in montagna o al mare o in campagna faccia una brutta cosa. Fa una cosa bellissima, come chi legge un libro, per bacco, perché non deve farlo? Cos'è sta storia che se uno ha una cosa così un po' un maniaco, mentre se uno un libro è colto? Magari sta leggendo... chissà che va. E quell'altro che sta sentendo, non lo so, sono fatti suoi. Sono due facoltà. Però è tutto diverso se uno... ascolta anche con la cuffia, che dopo un po' però bisogna fare attenzione perché rintrona, e l'esperienza è bella perché interiorizza suono, poi adesso dà tutto lo spazio, di questo abbiamo già ricordato la volta scorsa, però e lo metti in rapporto con quello che vede, con i suoni della natura che ha sentito, col silenzio e anche ascoltando con l'immaginazione del silenzio. La coscienza della natura è una cosa diversa dalla fruizione automatica della natura. E mi sono chiesto, oggi però le cose sono completamente mescolate. Anche le voci che dicevo prima, il massimo che ascoltiamo, l'abbiamo già ricordato la volta scorsa, di voci e parole non sono date direttamente, sono
portate dal mezzo elettrico o elettronico. Il telefono, sommate quello che sentite, telefono, radio, televisione, disco, cose diffuse da altoparlanti, avete una somma mediamente più alta di quello che sentite normalmente direttamente. Quindi è inutile far finta. La nostra percezione acustica, persino delle parole, certamente e larghissimamente della musica, e molto anche dei rumori e degli spazi, ha questo intervento. Mi chiedevo come si potesse in qualche modo recuperare allora il senso della natura, della voce, la preziosità, senza far sempre tutta questa grande confusione. Mi è tornata in mente un'esperienza interessante che ho fatto per radio l'estate scorsa. Mi hanno chiesto di raccontare dei festival musicali. Io ho detto che se dopo tanti anni dovevo ancora fare un lavoro di questo genere, andassero al diavolo, perché io volevo fare trasmissioni che mi divertissero. Guardi, tutto il più posso raccontare i festival che non esistono, e ho messo giù. Dopo 5 minuti mi hanno richiamato e mi hanno detto: davvero lei racconterebbe i festival che non esistono? E a questo punto ho detto sì. E allora per poche lire e pochi giorni, però, ho inventato 8 festival. L'ottavo dei quali mi sembrava assolutamente necessario fosse il Festival del Silenzio. Una mia collaboratrice e amica mi aveva raccontato di questo paese ligure, sopra Sanremo, Baiardo, che è stato distrutto da un terremoto, erano tutti in chiesa, solo qualche miscredente è stato risparmiato dal buon Dio, ed è rimasta la chiesa distrutta, è rimasta la carcassa della chiesa. Qualche casa, poco hanno costruito, e c'è un grandissimo silenzio. Allora io, senza dire Baiardo, ho immaginato questo posto, dove soprattutto si respirasse silenzio e che la musica, quel poco di musica, uscisse di lì. Ho immaginato che andassero dei musicisti a sentire la loro musica soprattutto in silenzio. Adesso devo dire, la cosa che mi era sembrata più significativa come pezzo per far sentire silenzio era un brano di chitarra. Allora ho pregato un eccellente chitarrista, Massimo Laura, di venire in studio e suonare un pezzo di chitarra. E ha suonato quella cosa di Tarrega, la registrazione c'è naturalmente, che poi fa, che poi passa al maggiore, non me la ricordo più. Comunque una cosa come di struttura semplicissima, in cui c'è la nota tutta ribattuta, bella. Ho messo nello studio, mi ha creato la situazione di silenzio e l'abbiamo registrata. Quando si doveva metterlo in onda, questo pezzo era un pezzo per chitarra. E basta. Perché il silenzio dietro non si sentiva. Allora abbiamo pensato, come si fa a fare silenzio? E allora ho messo 2 rumori, il vento e un po' di canto di uccelli. Allora si sentiva... Meglio, però senti, lontano, piano questa cosa. Cioè, per fare il silenzio abbiamo dovuto mettere dei rumori, metterli piano, metterli quel tanto che si dicesse: se si sentono così queste sensazioni, questi rumori, allora quello è un posto di silenzio. Esattamente come in teatro, se dovete creare il buio in scena, non potete spegnere le luci, fate niente, fate un'assenza. Dovete trovare un modo di inventare un buio. Allora, il vento e il canto di uccelli facevano come da quinte, entro cui, oltre cui, sentire e capire silenzio. Forse il nostro modo attuale di arrivare alla natura ha qualcosa di analogo.
Quando si pensa alla funzione della natura, agli interventi sulla natura, tanto più la natura deve essere selvaggia, tanto più deve esserci qualcosa che ce la indica, che ce la mette nella nostra coscienza. E questo nei suoni in particolare, perché la bellezza della natura, soprattutto nella nostra capacità di vedere, bisogna un po' pensare a essere come a essere un cieco quando si pensa ai suoni. Il cieco che avverte i luoghi con i suoni non avverte dei suoni, avverte delle realtà fisiche complete attraverso il suono, attraverso la percezione uditiva. Il ritratto fisico di una persona, un cieco lo sa fare attraverso il tatto. Quindi si tratta di, pur con mezzi limitati, non avendo la vista, di arrivare a una completezza. Allora, se noi pensiamo al suono della natura, bisogna in ogni momento che troviamo come una liberazione di questo fatto in natura. Nel Settecento il parco, il giardino all'italiana, era una cosa di una bellezza formidabile, perché dava la razionalità a cui la natura veniva costretta, e a un certo punto in molte ville questo giardino finiva, che poteva essere addirittura un labirinto, il massimo del rapporto fra costrizione e casualità e smarrimento, e dietro poi si accedeva a un posto che era semplicemente la natura. Quella era una scelta, una soluzione. Si entrava e si provava quel tipo di libertà di fronte alla natura. Tra parentesi, anche queste cose naturalmente hanno un suono. Come nelle città liberare il suono della natura? Beh, bisognerebbe le voci. Beh, i cavalli non ci sono più. Forse ancora il vento, i passi. Praga, i passi si sentono sul selciato, si sente anche camminando un selciato particolare, non agevolissimo ma fascinoso. Però c'è ancora da dire un'altra questione, che visto che la natura, che il suono è intervenuto, ormai il suono ha fatto un discorso. E qui la tecnica, si tratta di vedere se la tecnica deve venire pensata solo come trasporto del suono e come inquinamento sul resto, o come, e qui siamo al discorso che continuamente ripeto, come rilettura del resto. Voi sapete che una volta si diceva rumore e suono. Adesso c'è uno strumento che permette di campionare i suoni, tutti questa sostanza di questo rumore, e attraverso proporzioni, non so come dirlo perché non sono del mestiere, ma diciamo matematica, algebriche, Dio sa che, metterli in una scala di suoni. Cioè, è possibile addirittura avere una scala con i rumori, perché possono prendere tutte le altezze. Allora voi capite che il rumore che attraverso un'alterazione artificiale, diciamo così artificiale, diventa suono, è di una emozione percettiva e mentale straordinaria. Mi trovo in mezzo a dei rumori, questi rumori a questo punto cantano. Questo modo non deve servire per campionare tutto e cercare di fare, anche che so che c'è una pubblicità che da qualche parte ha fatto fare un coro di cani che canta tanti auguri a te. Bastava campionare il cane, insegnarlo ci voleva più pazienza. Però serve invece pensare in questi termini, pensare che esiste un ordine acustico
razionabile, ma sì, che possa diventare ragionevole, razionale e ordinato. Organizzato o almeno ordinato. E che questo fa parte degli elementi costruttivi, semplicemente perché fa parte della percezione sonora, della realtà sonora delle persone che negli ambienti stanno. Questo strumento è uno strumento di lettura interessantissimo, e il concetto stesso è uno stimolo per... Non c'è più tempo, però il terzo discorso non è meno importante. Il terzo discorso è quello che più dovrebbe toccare da vicino chi progetta, ed è il discorso sulla distanza del suono. La distanza del suono, così come adesso cerco di insinuarvi, è una distanza non misurabile più in sistema metrico decimale. Non è più misurabile con un mezzo che non tenga conto della natura della fonte sonora del ricevente e del loro rapporto. Una volta Bach era in una sala, si guardò attorno, disse alla persona che era con lui: va nell'angolo là. Lui andò, volta le spalle verso il muro. Lui lo fece, non so cosa si aspettasse, forse un calcione, sarebbe stato uno scherzo incredibile da parte di Bach. Bach andò invece nell'altro, e a volte uno non se l'aspetta da questi grandi, andò nell'angolo opposto, voltò anche lui le spalle alla parete e parlò sottovoce. E la persona nell'angolo opposto sentì perfettamente quello da cui erano esclusi le altre persone nella sala. Aveva avvertito una caratteristica che io non so che cosa sia, forse voi sì, ma che comunque avevi intuito un rapporto fisico. Al di là del rapporto fisico, però, esiste un rapporto anche psicologico, che fa parte di una realtà. Beh, rapporto psicologico... io vi ricordo una volta, lo dico al volo, ma per dire che poi cambia la percezione dello spazio, dell'acustica, del sonoro, di tutto. Appena finito di... una volta qui a Torino, è un momento in cui facevo soldato qui, e... o forse ero scappato da Vercelli, non mi ricordo, c'era la bisbetica domata con la Morricone. Io l'ho visto e basta. Dopo un po' di anni ormai si era diventati amici, e la Morricone ha ripreso questo spettacolo di Enriquez a Verona. Io sono andato a vederlo, era passato parecchi anni, e era di quelle giornate che non si sa che tempo faccia, era tutto, mi ricordo, avevo un vestitino leggero, e come mi ha visto, sono andato a salutare prima dello spettacolo, la Morricone mi ha detto: sei matto, non vedi che qui viene giù un freddo tremendo? Ha preso un suo golfone lungo e mi ha detto: mettiti questo. Mi hanno dato un posto in prima fila e io ho visto tutto lo spettacolo con questo golfone della Morricone, che non vi dico che brezza dava questo rapporto. Bastava un oggetto, un affetto, il richiamo di una storia di rapporti prima da ascoltatore e poi semplicemente da amico, ma era diventato una cosa per cui la mia percezione era tutta un'altra. Su questa cosa qui c'è il teatro d'opera ha lavorato moltissimo, moltissimo. Ad esempio c'è la famosa scena dal Trovatore, che probabilmente ricorderete, in cui lei va, Leonora, va presso la torre dove lui, Manrico, è prigioniero. Ora, a parte che lei canta una delle aree più belle che esistano, cioè... a parte questo fatto che
noi sentiamo in questo modo la comunicazione di un amore profondo, eccetera, succede che prima da qualche parte si canta un miserere, un coro di frati, perché nell'opera sono piuttosto menegrami, quando uno è ancora condannato già cantano miserere, de profundis e queste cose qua. E lei già pensa, qui non butta bene. Poi a un certo punto dalla torre si sente la voce di Manrico che canta. Oh. Voce da tenore. Poi lui non sa che lei sia lì entrata con uno stratagemma nel buio della notte e canta lo stesso a lei, ma come uno canta all'amore assente. E allora canta con la voce da tenore. Non ti scordare di me. Lei tutta arrabbiata, sdegnata, però fortemente innamorata, insomma, tutta assieme canta di te scordarmi. A questo punto, per assenza tra due che non comunicano, è successo un rapporto spaziale per cui loro sono vicini e lontani contemporaneamente. Per dirvi cosa ne ha coscienza chi lavora in teatro di tutto questo, si lavora al livello di Verdi naturalmente, quindi quasi nessuno, però lì è nella pienezza, c'è una cosa meravigliosamente significativa. Quando lei entra, c'è un piccolo declamazione recitativo che dice, in libretto, in questa oscura notte, ravvolta, no, scusate, ve lo dico come dice il libretto esattamente. In questa oscura notte ravvolta, presso te sono io e tu non sai. Difatti c'è scritto in questa oscura notte ravvolta, virgola, presso te sono io. Parla a lui naturalmente, che non sente, tu non sai. Verdi ha spostato, non fa in questa oscura notte ravvolta, presso te sono io, ma dice in questa oscura notte ravvolta presso te sono io. Ravvolta presso te vuol dire che sposta completamente ed è come se lei fosse ravvolta con lui. E nell'ascoltatore si fa una percezione di vicinanza fisica lacerante e vera, autentica. Cos'è successo in mezzo alle nostre percezioni psicofisiche, illusorie, immaginarie della fantasia? È successo che adesso la voce si porta a spasso invece, c'è, è con noi. Ci sono le registrazioni, c'è la radio, ci sono i telefonini. I telefonini non sono poi solo un oggetto di status symbol, sono che io porto a spasso chi voglio, con cui comunico, se vuole. Che poi sia una rottura di scatole, questo fa parte del galateo del vivere, se siamo educati, che al ristorante va già qualche volta anche a teatro, tipo, un altro discorso. Che la gente vada avanti così contro un palo, beh, gli sta, però sono un modo di portare. Anche la radio in macchina, pensate. La rilettura, non c'è tempo, la rilettura del paesaggio, galleria, che ritorna. Io ricordo un rapporto con Karajan in cui ho capito quanto ero legato a Karajan grazie a quello, perché c'era una settima di Beethoven che veniva continuamente interrotta dalle gallerie, ero in Valle d'Aosta. E lo ritrovavo esattamente al punto in cui andava avanti e col colore che mi aspettavo, perché lo seguivo, perché lo conoscevo, ed è stato come se
come quando in un'amicizia profonda ci si vede ogni tanto e ci si ritrova come se si fosse lasciati appena. I ritmi. Provate a andare in macchina con un... Carino, carino. Provate anche solo con la Jupiter. Ostrica, lì bisogna stare fortemente attenti. Però se superate questo, poi va avanti tranquillo. Però sono ritmi, elementi di rilettura del paesaggio. Fate un paesaggio, una strada con due musiche diverse e vedete che la lettura cambia. E questo vuol dire che oggi il paesaggio è mobile. Questo vuol dire che è inutile che voi pensiate a un luogo, a un ambiente, a una lettura fissa di un'ambientazione. Io ho capito, mettendo giù qualche appunto per voi, perché, e continuavo a chiedermelo, la settimana scorsa mi aveva dato così noia e irritazione, oltre che ammirazione, quella bellissima mostra dei modellini che c'è a Palazzo Grassi a Venezia. A parte che Palazzo Grassi è tutto impacchettato, questo mi fa star male, perché è diventato uno spazio e non più la sua natura di palazzo, però questo diventa funzionale alla mostra. Ma sono i modellini delle grandi chiese e costruzioni. Perché quel modellino è semplicemente il modellino. Io invece sono abituato a vedere i modellini scenografici, che sono un'altra cosa. Il modello scenografico presuppone la vita che deve arrivare. Quello serve solo per poi rifare la produzione. E quindi io vedevo morte, se avevo questo senso di polvere sopra. Sbagliato, sbagliatissimo, perché in realtà sono bellissimi, sono anche opere d'arte in se stesse. Però non era quello. E ho pensato che forse da quell'architettura alla nostra... Quello che cambia è proprio che adesso non si può più fare così, si può come fatto esecutivo, ma non è quello più l'architettura. L'architettura è più vicina alla scenografia, cioè più vicina al disegno di una cosa in cui si deve prevedere una vita che in parte è un modello che presentiamo noi e in parte è qualcosa che succederà. La funzionalità dell'architettura a qualcosa che serve per è la morte, però. È la morte vera, non l'impressione di morte che provavano i modellini. È come dire, tu sei lì e servi a questo. Sia una chiesa, sia un'università, sia una piazza, è un atto di prepotenza, un atto antiumano. La cosa diversa è, ho pensato a te, ho pensato a quello che potrai essere, e su questo ho provato a costruire. Ho pensato a te che, fra l'altro, senti e ascolti e hai diritto di trovare e di dare un tuo suono al tuo luogo. Io non so, alla fine di questa conversazione dove richiamato alla responsabilità sulla storia, della storia, della natura, e del nuovo spazio da inventare, che cosa possa cosa possiate diamine fare. Qui quando si va sulle cose da fare, non è che ci siano dei manuali, i manuali ci sono per sapere che cosa si è già fatto, e che cosa si può fare, ma in quell'ordine. Però vi raccomanderei due tipi di esercizi. Il primo e la sonorizzazione. Guardatevi senza audio delle cose televisive, delle cassette televisive. Provate a metterci degli audio diversi. Provate dei pezzi della musica, provate dei rumori, dei collage che fate voi. Chiedetevi che cosa funziona e che cosa no. Chiedetevi perché. Tutto quello che nasce da questo discorso è una realtà sotterranea che cresce in voi. Provate Venezia con Vivaldi e provate Venezia con, che so io, le canzoni napoletane o il rock. Non è mica che non funzioni. Non è che non funzioni. È che crea un tipo di rapporto che porta da una parte piuttosto che dall'altra.
scegliete, sappiate che una gamma di scelta sempre è possibile, fatevi un piccolo archivio, perché poi, come insegna Miss Merple, c'è poi sempre qualcosa che ricorda un episodietto di casa che fa risolvere i problemi. La memoria di una cosa che avete fatto vi fa scoprire che sotto quella percezione che avevate avuto ci sono delle idee che si chiariscono dopo. Mettete assieme suono e immagini con i mezzi che adesso si può. È anche molto divertente. Vi accorgerete anche di una cosa fondamentale, che la musica comincia a prendere una quantità di dimensioni che non vi aspettavate. Provate a prendere 5 concerti di Vivaldi o 5 pezzi di madrigalisti del 500 o delle sonate dell'800 o del 700 che vi sembravano tutte uguali, o anche dei pezzi di musica contemporanea, metteteli nel confronto con le immagini, guardate cosa funziona, cosa no, e vedete che tutto si divarica, a meno che siate particolarmente scragnati nella scelta, abbiate preso proprio delle cose inerti. L'altro esercizio è fate scenografia. Fatevela per conto vostro, fatevela male, fatevela con disegnetti, però fatevi situazioni scenografiche, ma non pensando a come lo spettatore vedrà la bella scena. Pensate alla cosa che deve viverci dentro. Pensate a Manrico e a Leonora e come possano vivere in quella dimensione. Non state a pensare se poi il tenorazzo da lì dietro non sa neanche bene cosa canta e se il soprano che arriva è preoccupata soprattutto del fatto che deve fare il do filato e quindi tutto il resto lo butta via. Quelle sono le tenere colpe di chi deve avere la voce prima di tutto il resto e a volte si dimentica, così come quando si costruisce e si dimentica che cosa serve, si può andare avanti solo di pura tecnica e di pura preoccupazione. Questo è un esercizio che serve. Serve nella misura in cui voi pensate poi a tutto questo, se no diventa semplicemente un esercizio scenografico. Ma se vi chiedete su rapporti tutti illusori, come lì dentro entra una vita al massimo della sua potenza, che può essere i 6 personaggi come Shakespeare e che nel teatro d'opera ha uno spazio tutto particolare e inventivo, avete fatto un esercizio. Ripeto che questo è soprattutto un discorso di responsabilità con le persone, verso le persone e le società che in questi spazi, in questi luoghi devono abitare e che hanno bisogno del loro rapporto con la natura, del trovare il suono che identifica, che caratterizza, che crea, che è il loro luogo, e il suono e la possibilità sia nella comunicazione che nella libera espressione per il loro futuro. E a questo punto io devo finire con la più tipica e antica delle uscite che hanno quelli che finiscono la lezione, che devono dire: e adesso tocca a voi. È vero che tocca a voi, non c'è niente da fare, tocca a ciascuno di voi. Nome elegibile, vedi solo